Insieme alla bella stagione tornano i tradizionali appuntamenti più importanti dell'estate, come la tombola di San Paterniano, che avrà luogo nel centro storico in piazza 20 Settembre, martedì 10 luglio. La tombola viene portata avanti dal 2009 dall'amministrazione comunale, con il supporto dell'ACLI di Sant'Orso, come ci spiega il presidente dell'ACLI provinciale Giuseppe Diamantini. La classica tombola con 15 numeri, avremo come sempre la quaterna, la cinquina e la tombola. E poi dopo quest'anno abbiamo anche una novità che abbiamo, siccome a Fano è venuta fuori la tombola di Fano in dialetto fanese, abbiamo fatto anche le proiezioni del numero, verrà fatta anche con di fianco anche la scritta in fanese, quindi per dare anche un tocco di fanesità, diciamo, alla manifestazione. Numero 36. Il costo di una cartella di 2,50 euro potrebbe far vincere una somma molto cospicua di denaro. Il montepremi totale, infatti, è di 2.000 euro, suddivisi in 1.250 euro per la tombola, 500 per la cinquina e 250 per la quaterna. Inoltre 1.000 euro verranno donati alla mensa di San Paterniano in beneficenza, una delle attività di forza della città di Fano. L'evento in più è portato avanti anche dalla Banca Carifano, della rete commerciale del credito valtellinese, come afferma il direttore Giorgio Giovannini. E non poteva essere che così, per noi è una tradizione come lei per la città, è una tombola che si rinnova nella sua tradizione in pratica dal dopoguerra. Magari non abbiamo più il vecchio pallottoliere con cui stravamo i numeri, adesso abbiamo uno schermo gigantesco, ma è una tradizione ed è importantissimo, non potevamo mancare. La nostra banca è da sempre attenta a quelle che sono le finalità sociali della città, della provincia, del territorio nel suo complesso, quindi ben venga la tradizione, ma ben venga anche il sostegno alle attività sociali.